Salve, felice giornata a tutti, sono il vostro professore Canzanella. Spero innanzitutto che stiate tutti bene, perché come si dicevano i latini, salus ante omnia, a salute prima di tutto, traduzione in napoletano. Vi ringrazio altresì per le sempre numerose visualizzazioni e per le condivisioni. Mi raccomando, condividete, 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 perché dobbiamo crescere e raggiungere sapete chi. Va bene. Fatta questa premessa, diciamo che l'incontro di oggi sarà un incontro un po' più leggero, dato il clima pesante, cupo, che ci sovrasta per le ben note questioni. Quindi ho pensato di parlare di qualche detto e qualche parola napoletana che sia particolarmente simpatica. Cominciamo per esempio col dire come si dice lo specchio in napoletano. Lo specchio in napoletano si chiama o tale e qual, perché appunto riproduce l'immagine riflettendola. È lo strumento con il quale ci pettiniamo i capelli, come si chiama in napoletano, o millapera. Un altro termine simpatico è quello per indicare il cassetto di un mobile, di una scrivania, di un tavolo. Infatti si chiama o tirateur oppure o tirateur. Allora, questo termine deriva dal francese tiroir, ma un'ipotesi, diciamo, intrigante e simpatica e vuole che invece questo termine sia in realtà la sintesi di due imperativi, tira e turà, cioè tirare, aprire, e turà, chiudere, quindi tira, turà, tira duro. Un'espressione poi molto consueta che usiamo tanto noi napoletani è amaron t'accompagna, tanto cara, espressione tanto cara anche al nostro cardinale Sepe. Questa espressione nasce nella seconda metà del Settecento, quando il re Ferdinando IV, per contrastare la criminalità e per combattere il buio pesto che c'era nella città di Napoli, cominciò a illuminare in maniera artificiale la città con appunto dei lampioni, che però ovviamente furono posti soltanto nelle strade principali. Per risolvere il problema della criminalità e del buio intervenne allora il padre Gregorio Maria Rocco, il quale si presentò al re e gli propose di risolvere il problema dell'illuminazione per la città senza alcuna spesa. E, ottenuto il beneplacito dal sovrano, che cosa fece padre Rocco? Prese un dipinto della Madonna che era stato trovato nei sotterranei del monastero del Santo Spirito nella zona di Piazza del Plebiscito, ne fece varie copie e poi le pose all'interno delle edicole votive. Disse poi che ogni quartiere doveva impegnarsi a mantenere delle lampade ad olio accese in modo da tenere illuminata l'edicola della Madonna. In questo modo le strade furono illuminate e quando qualcuno varcava la soglia della propria casa per uscire, le madri oppure le mogli salutavano i propri uomini con la frase «Amaron t'accompagna». Questa frase ovviamente si è prestata poi a tante battute. Io ricordo una collaboratrice domestica che frequentava la nostra casa, mi diceva sempre «Professore, Amaron t'accompagna, Amaron t'accompagna, ma San Giuseppe non è geloso». Povero San Giuseppe, effettivamente, insomma, ne ha sentite tante e tante, essendo lui il padre putativo di Gesù, e quindi aggiungiamo anche questo. A questo proposito ricordiamo anche un altro fatto, che prima la messa veniva celebrata in latino e mi ricordo che mia madre riferiva che in realtà il popolo, il clero, non riusciva proprio a capire ciò che veniva detto dal sacerdote, che tra l'altro, oltre a parlare in latino, era anche girato con le spalle al clero, per cui la messa, diceva mia mamma, se la diceva lui solo. Ora, in realtà ci sono tante espressioni che il popolo non comprende. Per esempio, mi ricordo che mi trovavo in una chiesa e una donna pregava e diceva «Signore, esauriscici!» Ovviamente, invece di dire «esauriscici!» Del resto, anche nel Padre Nostro, noi abbiamo un'ambiguità nella traduzione, no? Quando, per esempio, viene detto «rimetti a noi i nostri debiti». Chi non intende che quel «rimetti» significa «elimina», capisce che in realtà noi preghiamo il Padre Eterno di metterci un'altra volta i debiti una volta che li abbiamo eliminati. Vabbè. Passiamo ad altre espressioni napoletane. Una famosa è a carna sott e maccaruna a cop. Allora, questa espressione deriva dalla consuetudine domenicale dei napoletani di preparare il ragù, che doveva appunto pippiare sul fuoco per ore e ore,
come ricordiamo appunto in Napoli, nella commedia di Edoardo, sabato, domenica e lunedì. Ora, che senso ha mettere appunto la pasta, cioè il condimento sotto e i maccheroni sopra? Nessuno. E quindi questo detto indica appunto una situazione in cui tutto è il contrario di tutto, cioè praticamente una situazione che si doveva svolgere in un certo modo si è svolta in un modo come noi non, invece non avremmo mai immaginato e che apparentemente non ha un senso. Un'altra espressione che si adopera a Napoli è figlio introcchio. Che cosa significa? Allora, il figlio introcchio in realtà indica il figlio di buona donna, perché nella bonaria, lingua napoletana, chiamare una persona, per esempio, pure figlia zoccolo, in determinato contesto non ha significato negativo, ma anzi indica una persona scaltra, abile nel suo lavoro, eccetera. Questa espressione figlia introcchio in realtà da dove deriva? Trocchia è una parola che probabilmente deriva da una parola latina, antorcula, che erano delle lucerne che usavano le prostitute per illuminarsi la sera prima di esercitare il loro lavoro. Quindi dalla corruzione di antorcula sarebbe derivata appunto un trocchia e quindi figlia introcchia. Un'altra espressione, mannaggia bubba. Allora, innanzitutto diciamo che la lingua napoletana non adopera la bestemmia, infatti la bestemmia non è mai contemplata come imprecazione, anzi diciamo i napoletani evitano, rifiutano questo tipo di sfogo, però era necessario proprio per ovviare a questa cosa trovare un capro espiatorio e quindi si scelse questo bubà, che sarebbe diciamo una figura mitica che bazzicava tra i vicoli di Napoli tanti e tanti anni fa. E quindi questo Bubà era un personaggio senza scrupolo, dedito a qualunque forma di truffa, e quindi diciamo quello che oggi noi definiremmo un traffichino. Per cui mannaggia Bubà significherebbe appunto mannaggia deriva da male naggia, cioè che riceva del male Bubà, cioè questo personaggio ormai fantasioso. Un'altra espressione che si adopera quando si dice per esempio sine qua pallis. Allora, questa espressione ci richiama ovviamente la famosa canzone di Totò, Miss, mia cara Miss, Lu cuo pallis addovento per te, eccetera, che è tratta dal film Totò a Parigi del 1958. Allora, da cosa deriva questa espressione e cosa indica? Dunque, il castagnaro, cioè il venditore ambulante di castagne, era solito avvolgere in un foglio di giornale le castagne, e questo foglio di giornale era formato a cono, cioè il cuoppo. Poi che cosa succedeva? Che con l'umidità rilasciata dalle castagne questo cuoppo si afflosciava e quindi si deformava, e di conseguenza diciamo dire a una persona se un cuoppo all'esso sia una persona proprio inconsistente. Altre espressioni, ritorniamo al discorso degli occhi che abbiamo affrontato in un incontro, per esempio l'espressione che palle l'occhia fuori. Cioè, questa è un'espressione molto plastica, colorita, intraducibile, e che ha, diciamo, del meraviglioso, perché ovviamente se mai visto una persona che palle l'occhiarind, no. E quindi diciamo un'espressione, come dire, ripetitiva. Poi, anche sempre con gli occhi, dicevo sempre che la guaglione fa girare l'occhio. Allora, fa girare l'occhio, quindi rende l'idea di questo girare vorticoso delle pupille incantate, quasi a zampirone, dalla vista di una bella fanciulla. Un'altra espressione che sentivo spesso dai bambini a scuola, nella scuola elementare, è omottina. Cioè, noi abbiamo tanti, diciamo, tante merendine di marche famose, Bauli, Mulino Bianco, ma la merendina viene chiamata sempre omottina. Cioè dal piccolo Buondì Motta, che è stato, diciamo, forse la prima merendina. Un'altra espressione che adoperano le persone che fanno i servizi in casa, dice stamattina non ho tenuto nemmeno il tempo a aizzare il letto. Allora, immaginiamo appunto che cosa significa alzare il letto, significa sollevare da terra rete e materasso. No, alzare il letto significa togliere le coperte e il lenzuolo per farla arieggiare, ma è un'espressione molto divertente. Un'altra è, per esempio, quando un contratto è intestato a una persona, si dice o tenen facis, o tenen facce, cioè da intestare, testa diventa faccia e quindi o tenen facce.
Oppure, per esempio, un'espressione che ho sentito da una persona a proposito degli assegni familiari per un problema, dice: no, quello poi non si può accaricare. Io all'inizio non capivo. Accaricare significa mettere a carico. Poi mi ricordo una volta mia nonna, che era piccolina, la nonna paterna, cadde a terra e mi disse: ma nonna Claudio, io sono caduto longa longa a terra. Ovviamente io mi si arrivi e disse: nonna, è un po' difficile immaginarti longa longa. Questo perché in napoletano il superlativo non esiste e si forma ripetendo l'aggettivo. Un'altra espressione simpatica, un detto, è dice: o papariella e a paparella, pazian pazian facetni papariella. Cioè, che cosa indica questo gioco di parole così simpatico? Che a volte scherzando scherzando si raggiunge un obiettivo, questo specie nella conquista di persone con cui si vuole stare. E un'altra espressione simpatica è occhio bunariello, occhio bunariello, tenavo alle dello scartiello, per indicare che all'interno di una massa di persone anche quello che sembra migliore alla fine ha dei grossi difetti. Vediamo un attimo le unità di misure del napoletano. Nusurse vina, per indicare un po' di vino. Na carrette guai, dà proprio il senso di tanti guai. Na rattate formaggio, per dire un po' di formaggio sulla pasta, non file l'olio, cioè poco poco olio, numare bene è quello che si augura alle persone che si vogliono bene, e poi n'angasata l'acqua per indicare un temporale che c'è in atto, oppure o patapate l'acqua. Allora, patapate l'acqua è un'espressione che significa quando appunto c'è un temporale in atto e cade tanta tanta acqua. Quindi diciamo è un'espressione onomatopeica, ritmica e calzante per indicarsi l'avvicinarsi di un temporale. Ma da dove deriva patapate l'acqua? Allora, secondo alcuni deriverebbe dal greco antico parapatto, cioè spargere tutto intorno, per altri invece dal suono onomatopeico della pioggia che batte, pat pat. Poi c'è un'altra espressione, un'altra ipotesi che lo fa derivare invece dal padre dell'acqua, o pater o pata, e quindi o patapata. Indica comunque un bagno liberatorio e purificatore delle strade e della città. Qualche altra unità di misura? Nupiz che sal, n'amparate crianza, un cucchiaio pastine e una tese scala, per indicare una lunga scalinata. Con questo vi abbraccio, vi saluto. Vi auguro tanta tanta salute. A presto, il vostro professore.